Dal Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari, Stand Up Comedy Sardegna e Kamba Films presentano Punchline. Diamo il benvenuto sul palco a Nicola Garà. Grazie. Come va? Sono davvero felice di stare qui perché devo condividere una cosa. Mi sono realizzato finalmente. Cioè l'altra volta mi sono iscritto e arruolato all'ISIS. Tu? No? Come mai? Ora, ero indeciso. Dicevo, mi iscrivo in beni culturali o mi iscrivo all'ISIS? Ho detto, cazzo, se do beni culturali come componente dell'ISIS, gli esami sono semplificati. Beni culturali? Ce n'è, sì, distruggere. Ce ne sono altri? Sì, venderli e farci soldi. Cazzo, fare soldi, la mia vocazione. Ho detto, basta, mi iscrivo e mi arruolo. Oh, però non è così facile. Non è che ti iscrivi e basta. Anche all'ISIS ci sono dei test per partecipare. Ora vi do le dritte. Mi raccomando, carta e penna, appunti, casomai qualcuno volesse aderire. Allora, partiamo. Test di ingresso all'ISIS. Domanda di teoria. Allah è grande? Punto di domanda. Allah è Akbar? A, sì. B, no. C, dai, abbastanza. Ora, uno dice, Allah è grande? Sì, fatto. Allah non apprezza il leccaculo. È come Voldemort, lo sa. Lo sa se gli vuoi bene davvero o no. Perciò la A è da scartare. La B, Allah è grande? No. Vabbè, questo è sbagliato ovviamente. Se metti di no, Allah ti folgora l'intelligenza e diventi automaticamente un sardo che vota la Lega Nord. Quindi ero lì al test, dico che non sia la C la risposta giusta, Allah è grande e dai, abbastanza. E infatti è quella, perché Allah è grande, ok, ma non sempre sempre. Ad esempio, il buon vecchio Allah, infatti, ha fatto anche lui, come il Dio della Bibbia, il diluvio universale. Davvero, c'è scritto nel Corano. Cioè, un giorno anche Allah si è leggermente infastidito dell'umanità e l'ha sciacquata via dai coglioni. Ora, questo non è proprio un segno di grandezza. Che, allora, è sempre peggio essere un sardo che vota la Lega Nord, eh? Però tu usciresti con uno che ha ucciso l'umanità. Perlomeno ti porti lo spray al peperoncino. Perlomeno, poi. Quindi Allah è grande e dai, abbastanza. E questo è il primo test. La teoria, passiamo alla prova pratica. Cioè, saper urlare Allah Akbar in giro per spaventare gente. Sembra facile, ma anche qui ci sono delle regole, non è che urli alla cazzo così. La regola principale è non mettere troppo accento alla fine della frase. Cioè, non deve suonare come una domanda. Metti che lo fai in un circolo di atei, Allah Akbar, no, non è Akbar, e per favore se ne esca. Cioè, non deve suonare come una domanda, è fondamentale. Ora, io faccio la prova, l'altra volta in Piazza della Repubblica, lo faccio bene l'urlo, ma uscito bene il tono, e non becco solo agnostici. Che cazzo? Che sono i peggiori? Vado là, Allah Akbar, e quelli, ma... Non diciamo di no, ma neanche di sì, dimostramelo. Dimostramelo se Akbar e io ti credo. Ah, porca, andate a ragionare da un'altra parte. Che sono meglio i cristiani, perché almeno quei cristiani ci bisticci e soddisfazioni. Dio è più forte, ma se Allah sputa fuoco. Perché... Poi arriva un tizio,
un tizio vestito bene, giacca e cravatta. Ciao, sono Geova. No, di nuovo. Allah non lo sopporta Geova, gli sta proprio. Quindi la prova pratica non l'ho fatta bene, cioè non l'ho spaventato nessuno, ma i capi musulmani che sono lì che verificano hanno detto: dai Asco, tu l'urlo l'hai fatto bene, capitano gli agnostici, capitano, ma tu ormai sei dei nostri. Oh vai cazzo. Mancava la parte più bella, cioè scegliere il tuo nome da combattimento arabo. Che bellissimo cazzo. Perché non è che entri all'ISIS e ad esempio continui a chiamarti Serafino Marrucco. Un po' di classe, siamo all'ISIS, cazzo. Quindi capi musulmani si riuniscono, c'è la lista dei nomi arabi e insieme tu scegli il tuo. Quindi vado lì, ok, grazie, questa è la lista. El Sharawi, già preso. Mohammed Ali, preso. Porco. Aladino, copyright. Cazzo, i più belli però, eh. Ha detto, basta, allora, niente, ditemelo voi quale devo scegliere. E il capo musulmano mi fa, ci sarebbe Serafino Marrocco. Come? Beh, allora, ma sì, alla fine ci piace, siamo aperti anche alle altre culture. Ma... cioè, che io gli... cioè, ma gliel'ho detto, io preferivo tenere Nicola Garau a quel punto. Cioè, no... vabbè, andiamo, Serafino Marrocco. E questo è il mio nome da combattimento, ci ho aggiunto al Baghdadi, così un cazzo, un po' di carisma. E niente, ora ovviamente sono in congedo, niente missioni particolari, e spero di avervi invogliato un po'. Vi dirò, i miei genitori sono felici, dicono, ah sì, ti tieni impegnato. E quindi l'ultima cosa che vi direi, lì in fondo c'è il primo modulo di adesione, dati anagrafici e conto corrente. Grazie a tutti e a tutte.